Al centro della palestra, a due passi dalla Tuscolana, la cintura di numero uno del mondo. Gabriele Casella, romano, nato ai Castelli, è a soli 22 anni un campione affermato di kickboxing, arte marziale nata in Giappone e ora divenuta tra le più diffuse. Lui, dopo tanti allenamenti in palestra, ha conquistato prima nel 2015 il titolo iridato a Belgrado da dilettante e pochi giorni fa si è ripetuto, era il 24 di giugno, in Francia, nei professionisti salendo sul tetto del mondo nella K1 pesi massimi leggeri. Idee chiare per questo ragazzo che, conseguita la maturità classica, cita Seneca, Cicerone e Nietzsche. Ho raggiunto grandi traguardi in diverse discipline, dalla Muay Thai al pugilato, alla kickboxing, sia nel K1 che nel full contact, dove i calci sono sopra la cintura. Quindi sicuramente un ragazzo con passione per questo sport, con degli obiettivi comuni, se così si può dire, e il più possibile nobili. Lo chiamano il Magnifico per il suo amore anche per il Rinascimento e per il modo di interpretare uno sport senza tatuaggi e lontano dagli stereotipi. La kickboxing è ben lontana dalla violenza. In ogni incontro, quasi ogni incontro, si può vedere a fine match i due atleti che si abbracciano. Idee chiare anche per chi lo allena. Con grande passione gestisce un centro sportivo con ring e sacchi e tanto spazio a disposizione di 300 giovani fighters. La palestra risulta un punto di aggregazione importante e sicuramente positivo. È di grande aiuto a questi ragazzi per trovare, diciamo, un'alternativa a quello che